Allora, onestamente, se cercate il canale del tifoso milanista che rosica, che si incazza, e siete qui per scrivere tutti i commentini del cazzo, avete sbagliato veramente canale. Avete veramente sbagliato canale. Non ho motivo per incazzarmi, non ho motivo per rosicare, non ho motivo per recriminare qualcosa. Quando tu fai una previsione e vedi che questa previsione viene rispettata, perché non fai questa previsione a scaramanzia, non la fai per scongiurare, tu la fai perché sai i limiti della tua squadra, sai come giocano i tuoi, sai che ultimamente contro di loro è sempre andata così e quindi è scontato che ci vada ancora, sai che tolti due o tre derby da quando Pioli allena il Milan è dato fisso che l'Inter chiude la partita in 20 minuti. Se vi devo ricapitolare quando è successo derby 2021 di ritorno, è successo l'anno scorso in semifinale di Coppa Italia, è successo in Supercoppa ed è successo stasera. E se tu, Pioli, sai che l'Inter in 20 minuti ti chiude la partita, tu non puoi preparare la partita allo stesso modo tutte le volte. Tu devi trovare un metodo per contrastare questo fenomeno. Perché se tu in 20 minuti ti trovi sotto 2-0 per quasi 3 derby di fila e tu non apporti delle modifiche dal punto di vista mentale, dal punto di vista tattico, io che sono a casa, seduto sulla sedia, guardo la partita, a fare live su Twitch, io sinceramente ci posso fare ben poco. Io ci posso fare ben poco perché dico sempre che la vita di noi tifosi è appesa a persone che noi non possiamo comandare, perché in campo non ci vado io, le partite non le vinco e non le perdo io, e i trofei non li vinco e non li perdo io. Questo è quanto. Il Milan nel secondo tempo meritava di fare gol? Forse, forse. Ma non è una scusa, perché il Milan quando non meritava di fare gol, i derby li ha vinti. Quindi è una statistica a cui veramente ti puoi attaccare ben poco. Ti puoi veramente attaccare ben poco. Il Milan deve essere più concreto. Perché comunque l'Inter è solita a chiudere le partite in 20 minuti. Non è la prima volta che lo vediamo. Contro il Verona, dove ha vinto 6-0, comunque la partita in 20 minuti era chiusa. Contro il Milan l'ha fatto più volte. E il Milan non chiude le partite in 20 minuti, non le chiude con l'Empoli, non le chiude con la Cremonese, non le chiude con nessuno. E poi si dice sempre, beh sì, è differenziato il campionato dalla Champions, però Tarabaralla la squadra è quella. E quindi se Tarabaralla la squadra è quella, il Milan deve trovare una soluzione. Vogliamo metterci la sfiga? Mettiamoci la sfiga di Leao che si rompe proprio. Non si è mai rotto quest'anno Leao. Si è rotto domenica, si è rotto sabato contro la Lazio. Benacer che dopo 17 minuti avverte un colpo al ginocchio ed esce, si fa medicare. Anche il Benacer quest'anno praticamente non si era mai rotto. Si rompe proprio oggi. Tu rimani così appeso a Messias che ha un'occasione golosissima che un giocatore normale avrebbe fatto gol, lui non lo fa. C'è il palo di Tonali ed è lì che forse voglio rigirare il coltello nella piaga. Il gol sbagliato da Messias è un gol stupido. È vero che comunque aveva il difensore in corsa, doveva tirare a giro, tutto quanto, però se c'era un Lautaro Martinez, se c'era un Lukaku, se c'era forse anche un Correa, un gol di lì lo faceva. Però noi che il mercato va bene così, che non abbiamo bisogno di esterni, che non abbiamo bisogno di niente, giochiamo con Messias e se al tiro ci arriva Messias, tutti becchi il tiro di Messias, purtroppo. E questo è andato di fatto. E quello che mi fa incazzare non è, io mi incazzo più quando questi gol si sbagliano, più che quando li prendi, perché i gol li prendono tutti. Due gol dall'Inter, li puoi prendere. Il problema è che devi reagire, devi trovare un modo per poter
dimostrare che ti interessa qualcosa. Adesso voglio aprire e chiudere una parentesi prima di andare verso la fine di questo video e voglio rifarmi a settembre scorso. A settembre scorso, e non solo settembre scorso, settembre anche quello prima, la disastrosissima Champions che si giocò l'anno scorso, dissi sempre, il Milan torna in Champions dopo tanti anni con una rosa forse non da Champions, il Milan qualsiasi cammino faccia glielo perdono. Al Milan l'anno scorso, che poi mi ha portato a casa lo scudetto, gli ho perdonato un quarto posto nel girone. Andato come andato, sfiga, casi su casi, glielo ho perdonato. Io al Milan gli perdono una semifinale di Champions League. È vero, la perdi con l'Inter, e poi nel caso andranno loro a fare i conti con Real Madrid o il Manchester City che sia, però anche perché secondo me non è che cambia la cosa. Però dovevi dimostrare almeno di magari andare in finale e perderla. Almeno dice, beh, ci sono andato, me la sono giocata e fine lì. E invece rimane così con l'amaro in bocca, perché adesso so cosa succede. E vorrei che voi vi segnaste questa parte di video. Sabato giochiamo a Spezia, un campo difficilissimo dove loro ci hanno perso. Vi vorrei ricordare che l'Inter ci ha perso a Spezia. Lo Spezia deve salvarsi, perché deve salvarsi. E se lo Spezia deve salvarsi vuol dire che deve salvarsi. Lo Spezia farà la partita della vita, ma non perché contro il Milan, perché tutti faranno la partita della vita contro il Milan. Sabato lo Spezia farà la partita della vita. E farà partite della vita finché non si salverà, come è giusto che sia. Sabato Pioli farà un turnover per non vincere a Spezia, per poi uscire in semifinale di Champions League martedì prossimo e mettere fine ai giochi. Questo succederà. Segnatevi questa parte di video perché siamo arrivati a un punto della stagione dove ormai le cose sono più che chiare. Io avevo pronosticato un 3-0, è andata 2-0, quindi è andata anche meglio di come pensassi, però io ripeto che se tu il secondo gol lo hai preso all'undicesimo minuto, tu non hai scuse. Tu non hai scuse. Ma sappiamo che il Milan da situazione di svantaggio ha rimontato solo contro l'Inter il derby di andata e poi ci è andata sempre male, abbiamo giusto pareggiato qualche volta. Uno è un caso, due è un indizio, tre è una prova. Perché avevamo partite in cui potevamo recuperare, a Torino si poteva recuperare, e con la Cremonese potevamo anzi neanche recuperare e vincere. Non l'abbiamo fatto. E poi tu arrivi a queste partite dove dici sti cazzi, sti gran cazzi, complimenti all'Inter, che io credo che andrà in finale, ma non è una scaramanzia, non è un voler gufare qualsiasi cosa, però con un Milan così c'è veramente poco da fare. C'è veramente poco da fare. E adesso voglio anche riallacciarmi a ciò che ho detto con Napoli. All'andata Milan-Napoli 1-0. Prima frase nella reaction è stata: a questo punto ci può anche andare il Napoli. E forse se ci fossero andati loro, magari 2-0 non perdevano. Sempre forza Milan, domani live reaction come sempre, poi mi tocca montare, pensate che roba mi tocca montare, e poi continua la programmazione del canale e ci vediamo per Spezia Milan.